Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale, io sono Alessandro, come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi, se vi piace il video mettete un like e se vi piace avere le novità sempre sulla bacheca selezionate la campanella, avrete tutti i miei video appena pubblicati direttamente diciamo sulla vostra bacheca YouTube. Oggi volevo farvi vedere un tipo di rubinetto che ho acquistato da montare sempre nel bagno del camper. In aggiunta alle altre installazioni che sono state effettuate precedentemente, trovate tutte sulla playlist Lavori in bagno, troverete tutti i lavoretti che sto facendo in bagno piano piano gradualmente. Siccome avevo delle piccole problematiche con il rubinetto del lavandino, in quanto era pure scomodo, un pochino troppo basso e quant'altro, ho deciso di provare a sostituirlo con un rubinetto da abitazione, che è questo qua. Lascerò il link in descrizione dell'acquisto che ho fatto io su Amazon e il prezzo mi pare sta intorno ai 58 euro credo, però di buona qualità, è molto robusto, molto duro e è miscelatore. Vediamolo insieme che cosa arriva nella confezione. Arriverà questo qua. Questo è il rubinetto, mi sembra che ci sono un paio di colori, c'è anche cromato, mi sembra, non sono sicuro. Io l'ho preso nero perché con il mio camper diciamo è un po' un abbinamento bianco e nero, quindi ha un miscelatore che sembra molto robusto, di buona qualità, soprattutto a questo, che praticamente è un tubo allungabile di circa credo un metro e mezzo più o meno, e è comodo perché questo una volta che è posizionato sul lavandino, anche che è un po' grossettino, grossolano, però una volta tolto questo praticamente non hai più un gombro sul lavandino, quindi se devi lavarti la testa anche al liscio del lavandino non hai più questo ingombro qua, e ovviamente è una sorta di doccino che vai a usare per lavarti. Può anche essere utilizzato credo al di fuori di una finestra, quindi se io ho una finestra adiacente alla posizione del rubinetto potrò portarlo fuori e lavarmici anche all'esterno, oppure lavare delle cose all'esterno del camper che magari quando è estate fa comodo. Arriva già con i flessibili e questo è il perno di peso che va attaccato qua per fare in modo di facilitare lo scorrimento poi del tubo, e arriva con gli adattatori mezzo 3/4. Ora lo andrò a montare e vediamo il risultato. Ok, questo è il rubinetto che vorrei sostituire, come vedete non ha miscelatore e poi è abbastanza scomodo perché è lungo, e invece l'altro dovrebbe rimanere qua, quindi sta un pochino più comodo. Ora lo montiamo e vediamo il risultato. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Adesso andiamo ad attaccare i flessibili, che secondo me sono troppo lunghi, però meglio abbondare che deficere. Abbiamo questi, semmai se vedo che sono troppo lunghi li cambierò con dei tronchetti più corti che sono più idonei.
Ok, il rubinetto dell'acqua fredda è quello corto, il rubinetto dell'acqua calda è quello lungo. Questi hanno le guarnizioni, quindi hanno gli o-ring, non va messo teflon perché, come vedete, hanno i due o-ring conici che vanno a chiudere, quindi va accostato bene, non va esagerato, tanto la gomma insomma tiene, non ha problemi. Va messo anche il contrappeso nella parte più bassa, che quando raggiunge il limite va a toccare, impedisce la risalita e aiuta a riscendere, diciamo, il tubo, facilita la discesa del tubo, appesantisce questo tubo che rientra anche da solo forzatamente, diciamo, non ha problemi, però ovviamente il contrappeso lo aiuta a scendere in maniera più decisa. Ora facciamo un foro di questa misura e lo andiamo a installare. Prendiamo il calibro e andiamo a fare un foro di 32. Sembra un 32, quindi andiamo a fare un foro da 32. Io lo farò direttamente con la fresa conica perché ho già la fortuna di avere una fresa conica che arriva a 32 mm. Ora inseriamo questo nel foro, la rondella quella in gomma va sotto, non va sopra perché qua già un o-ring, quindi sennò farebbe spessore, quindi questa dopo la infiliamo insieme a questa che è la rondella e a questo che è il fermo. Ora inseriamo, l'inseriamo in modo tale che questo tubo possa scorrere, questo tubo nero. Music licensing reimagined. Thank you.
apertura, vado a prendere la massima apertura, la massima lunghezza del tubo utile e ci andiamo a mettere sotto il peso. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, ho appena finito, andiamo a vedere il risultato di questa installazione rapidissima. Ok, questo è il rubinetto. Questo è tutto il resto del bagno, tutti i lavori effettuati. Questo è il rubinetto miscelato, calda, cioè fredda e acqua calda. Questo si allunga, si può spostare fino a oltre la finestra. Il peso aiuta poi a rifare su il, diciamo, il tubo. Eccolo qua. Questo, una volta scastrato, in realtà rimane tutto lo spazio libero sul lavandino, lo vedete dall'alto, quindi non è ingombro. Anche per lavarsi la testa, diciamo, in questa maniera è molto più comodo, si sfrutta molto di più la dimensione del lavandino. Eccolo qua, lavoro finito. Ciao a tutti. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e selezionate la campanella se volete le novità. Ciao ragazzi! Music licensing.